Siamo tornati in diretta, è cambiata la scenografia. Innanzitutto davanti a noi vediamo Ucraina, ma poi adesso spieghiamo tutto quanto. Ma la cosa più importante è avere accanto a noi Foscojeva, che rappresenta vivere la gioia. Siamo contenti, grazie Fosco per essere qui, ragazzi. Come stai? Ormai un amico di Radio Roma, è già venuto la settimana scorsa anche altre volte per parlarci delle iniziative sociali che Vivere la Gioia intraprende per aiutare bisognosi, in questo caso, diciamo, più importante e aiutare i rifugiati ucraini. E per questo abbiamo attaccato qui davanti questa locandina che proprio ha creato Vivere la Gioia. E di che cosa parla e che cosa soprattutto propone Vivere la Gioia? Parla di una missione che è proprio una missione che stiamo realizzando in questi giorni. È partita da lunedì una raccolta alimentare di medicine e di altri beni necessari che porteremo proprio in Ucraina. Come farete con il confine? Bella domanda. Cose non possiamo dirle tutte quante. Fondamentale questo. Le portate proprio in Ucraina? Partiamo proprio in Ucraina e io vado proprio in Ucraina. Quello che tiene la bandiera sanguispino da sta parte. Sì. Ho capito. Quindi la partenza è il 9 aprile. E ci sarà un bilico di 22 tonnellate. Mamma mia! Che parte da Roma. Mi sta venendo un'idea, Paciullo. Da Roma e arriviamo al confine lato Romania. Lì viene un bilico dalla parte dell'Ucraina perché il nostro bilico non può entrare direttamente. E scaricate le cose. E quindi travasiamo da un bilico all'altro. Si può travasare. Travasiamo da un bilico all'altro, entriamo col bilico dell'Ucraina e io insieme al bilico dell'Ucraina. Entriamo, vado io direttamente. Praticamente fai una sorta di cavallo di Troia. Entri, mettete il vostro bilico dentro quello. Deve travasare dal bilico. Non può passare il e poi con quello potete andare con in quello Ucraina. Andiamo, seguiremo con un mezzo. Naturalmente, io faccio questa cosa perché voglio avere la garanzia che arrivi tutto quello che noi stiamo raccogliendo in questi giorni arrivi là. Quindi sto facendo le foto in questi giorni di tutto il materiale che viene donato. Ci abbiamo un centro di raccolta presso la Chiesa Cristiana Evangelica alla Magliana in via Pieve Fosciana 120, dove sia la mattina dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì si possono portare le derrate alimentari. In questa settimana presso il supermercato DOC in via Frattini c'è il supermercato che si è messo a disposizione per raccogliere la spesa fino adesso a domenica. Lucas ci farà vedere la locandina appunto del DOC che sta per arrivare fino a domenica 27, poi riparte da domenica 4 aprile e prosegue fino a sabato 9 aprile. Naturalmente potete anche fare la spesa in altri supermercati e portarla direttamente da noi, così come raccogliere medicinali e altri prodotti più importanti. Naturalmente ci raccomandiamo che siano sempre prodotti a lunga scadenza e non prodotti freschi e deperibili. Ringraziamo anche il supermercato DOC di via Frattini che sono stati davvero gentili di poterci dare questo spazio. Ringrazio tutti i volontari che stanno collaborando. Stiamo facendo tutto quanto a titolo di volontariato e alcuni ci stanno sostenendo anche per le spese del trasporto del bilico, che naturalmente non abbiamo noi a disposizione, ma è un bilico che costa il diesel, gasolio, il bilico significa un autotreno lungo e quindi con rimorchio. Io adesso non so se c'è rimorchio, comunque so che porta 22 tonnellate. 22 tonnellate 30, sono veramente tante. 35 pedane dovrebbero allora sarà soltanto un bilico. Quello è tantissimo, comunque tantissima roba. Senti, ma mi sta venendo un'idea. Dica Brugia, lei mi spaventa quando... Ma uno di noi due si potrebbe unire e andare e fare il collegamento poi da là per vedere... Sarebbe bello, potrebbe andare. Vada Brugia, certo. La città è Cernozze. Ma io posso venire con voi? È la prima... Allora, io ad aiutarvi a scaricare... Praticamente, quale sarà? Io non faccio tutto il viaggio con il bilico, cioè vedo la partenza qui da Roma, poi prendo l'aereo, arrivo lì al confine, quindi se poi prendiamo l'aereo arriviamo al confine... E da lì dal confine poi prendiamo un mezzo ed entriamo in Ucraina. Anche perché quante ore sono?
Parlo dal, del bilico, eh? Del bilico, il bilico può viaggiare 8 ore e poi fermarsi, quindi il bilico impiega 2-3 giorni per arrivare. Certo, parecchio. 2-3 giorni per arrivare, quindi ecco qual è la cosa. Però poi sarebbe, dal confine ad entrare ci abbiamo circa 1 ora e mezza di viaggio. Ma comunque io sto lì, il collegamento lo possiamo fare anche. Sì, no, però mi farebbe proprio noi. Piacere se ad operarmi tu, fattivamente. Vero, noi vogliamo dare la massima trasparenza di questa missione. Assolutamente. Anche naturalmente anche le persone che riceveranno i gruppi che sono lì di associazioni che riceveranno questi aiuti, abbiamo chiesto la stessa trasparenza di relazione così come stiamo facendo noi. Se eventualmente riusciamo proseguiremo anche in questa tipologia di aiuti. Qual era la cosa perché ci siamo messi in mezzo? Perché abbiamo visto che all'inizio di quando è successo questa cosa un mese fa ci sono stati alcuni che si sono messi in mezzo a fare raccolte e che secondo me, perdonatemi, non c'entravano niente. Quindi assolutamente ci sono organizzazioni serie preposte che stanno facendo, che stanno facendo. Ne cito una, Salva Mamme, sì. È un'organizzazione seria e la cito e li ringrazio di quello che stanno facendo e dell'opera che stanno facendo. Loro già hanno fatto un bilico e già è arrivato a destinazione. Ah, e quando tu parli di arrivare a destinazione, arrivare dove, arriva? Sono arrivato a destinazione, adesso non mi ricordo la città dove l'hanno portata, però so che è arrivata a destinazione. Però altri che si mettono a raccogliere per poi portare, allora io lì perdonatemi, c'ho qualche timore, no? Perché ti metti in mezzo se non li porti tu? Certo. Li raccogli per portarli a? No, a che servi? No, a che servi? Fai il professionista della spesa. Lo sai perché? Non ti mettere in mezzo, quindi fate attenzione quando qualcuno dice faccio la raccolta per portarla a. Allora chi fa la raccolta la deve consegnare. Io questo l'ho imparato perché in tanti anni voi sapete che noi siamo partner del Banco Alimentare e all'inizio io mi sono confrontato col Banco Alimentare che per esempio non sta facendo questa iniziativa. Perché? Perché il Banco Alimentare giustamente ha il Banco Alimentare anche in Romania e anche in Polonia o anche in Ucraina e stiamo sostenendo il Banco Alimentare Ucraina o il Banco Alimentare Romania o il Banco Alimentare Polonia con gli aiuti delle derrate europee, per cui noi non porteremo gli aiuti delle derrate europee che riceviamo, i prodotti Cifead o Agea che vengono già mandati dal Banco Alimentare Europeo a destinazione e abbiamo chiesto come Banco Alimentare inviate degli aiuti eventualmente economici, quindi se dovete fare un versamento economico potete fare una donazione al Banco Alimentare Ucraina e così lo aiutate e questo, certo. Questo siamo massimo trasparenti, così aiutiamo anche il Banco Alimentare in questa comunicazione e tutte le associazioni che sono collegate con il Banco Alimentare. Abbiamo ricevuto una circolare da parte della direttrice del Banco Alimentare che ringrazio, Monica Tola, non so se ci sta ascoltando, ma grazie credo Monica Tola. Che gli farà piacere certo. Che ricordo questa informazione. Ma noi abbiamo detto, ok, facciamo un'altra cosa, facciamo una raccolta di quelle cose che non sono del Banco Alimentare, di quelle cose che comunque le persone vogliono donare, perché c'è tanta gente che vuole donare. Allora ho detto, ok, io mi ci metto in mezzo, se ci metto la faccia però mi ci metto anche come responsabilità, affronto il viaggio. Qualcuno mi ha detto, ma sei pazzo, vai in Ucraina? Sì, sono pazzo, sono matto, eccomi qua, certo. Vado però in Ucraina, guarda, ci voglio mettere la faccia. So trasparente, stiamo raccogliendo anche dei Bravo. Soldi, perché è vero, però guarda, raccogliamo anche dei soldi per fare il viaggio. E ti capisco, e il motivo del viaggio è, se vuoi è venire, andiamo insieme. Lo sai perché? Perché in tutto quello che ho visto, in questa disponibilità da parte di tutti, dire voglio dare una mano concreta, io vorrei fare una cosa che ci tengo particolarmente, al di là del vedere concretamente che gli aiuti arrivano, come dici tu, però mi devo togliere una cosa dal cuore. Una soddisfazione. Abbracciare un bambino ucraino. Beh, certo. Vabbè, questo lo possiamo fare anche a Roma, però. No, però lo voglio fare perché voglio stare lì, sì, e come dire, lì, però ti dico, abbracciarli nel loro momento di difficoltà. Allora, perché, allora, la prima, prendo solo questa precisazione, perché la prima reazione, quella che ci colpisce, è rispondiamo subito dalla pancia, no? E tutti quanti andiamo a fare qualcosa, ma qui dobbiamo pensare che sarà un'azione a medio lungo termine, certo. Perché probabilmente io voglio che la pace tra 30 secondi ci arriva un comunicato, è finita tutto. Certo. Tutti quanti diciamo evviva, qui non sappiamo come tutti si quanti va. Diciamo evviva, alleluia, è finito tutto, non quanto come la pace come andrà, no, ma io sono contento se no, però certo, se, però per assurdo, se finisce tutto,
mediaticamente domani mattina nessuno parla più dell'Ucraina. È vero. Ma il problema continua. Ah, certo. Di tutta quello questa dico, gente non è finita. Che si parla già di circa 2 milioni di persone che sono andate via. Mamma mia. Che sono andate in altre parti. Parsi per il mondo. E che comunque questa gente è senza casa e senza più posti. Sono arrivati qui a Roma. Anche qui a Roma o nelle grandi città dobbiamo organizzarci per aiutare i bambini a inserirli a scuola, per aiutare queste persone a ricostruire una vita. Certo. Allora qua dobbiamo pensare anche a medio lungo termine, a pensare a fare degli asili, a fare delle scuole. Io sto in contatto con tanti volontari, anche ucraini, che stanno qui a Roma, che mi dicono: Fosco, facciamo qualche cosa. Sì, tranquilli, certo. Organizziamoci, riflettiamoci, certo. Chiediamo i spazi al Comune di Roma. Anche l'altra sera c'è stata una call col Comune di Roma, con l'assessore ai servizi sociali, la Funari, che sta cercando di organizzare per bene degli spazi, però dobbiamo pensarli ragionati, pensarli fatti bene e fare in modo che veramente vengano utilizzati da coloro che hanno a cuore di fare la cosa e che non ci siano i soliti furbetti, mi permetto di dire, che si mettono in mezzo per farne un guadagno personale. Speriamo che siano allora, io voglio la concrete, trasparenza, no? Io voglio la trasparenza, lo sapete, l'altra volta siamo venuti, ricordate, con i cotton fioc, a ricordare alle istituzioni. Stavolta cerchiamo di pulire gli occhiali, ecco, io ho gli occhiali, li puliamo affinché vedano. Io mi auguro che queste due parole siano concrete, nel senso che l'assessore possa veramente realizzare queste spazi, perché ci sono assessore, ci siamo tutti quanti, che soprattutto vivere allora, la gioia. Assessore, wake up, assolutamente. Tra poco tornati in diretta, questa è Vi Piace, e con noi oggi, con grande piacere, questo angolo dedicato al sociale, grazie all'associazione Social Corner, che non è male questo titolo, Social Corner. Ci piace. Con Fosco Ieva, vivere la gioia. Vivere la gioia, sì. Ma scusami, una domanda: come mai vivere la gioia? Come è nato? Perché abbiamo pensato che era bello poter dare un messaggio nel nome. Ah. E quindi nel nome c'è un contenuto di dover vivere la gioia, perché la gioia deve essere qualcosa che abbiamo dentro, e un'espressione interiore, cioè. E quindi la dobbiamo vivere ogni giorno. Quindi attraverso le nostre azioni, attraverso quello che noi facciamo, vogliamo essere un'espressione di gioia anche quando le cose non vanno bene, essere un'espressione della gioia, perché la gioia non deve essere un sentimento che si prova quando le cose vanno bene, ma la gioia deve essere un'espressione che portiamo dentro e che trasmettiamo stando presenti anche verso chi sono. Bravo Fosco, bel messaggio. Allora, senti, sì, parliamo di vivere la gioia, certo, che comunque, certo, oltre all'Ucraina, insomma, da sempre aiutate le famiglie che hanno bisogno, no, con i pacchi alimentari, giusto? Sì, assolutamente sì, come abbiamo detto, siamo partner del Banco Alimentare, che è prezioso, continuiamo la nostra opera col Banco Alimentare a sostenere le famiglie che sono più indigenti. Ricordiamo sempre che siamo alla ricerca di uno spazio. Le istituzioni continuano sempre col famoso cotton fioc, che non, evidentemente non funziona. Forse mi sembra che l'hanno vietato ultimamente. No, però io secondo me allora consiglio i coni auricolari. Forse sai quelli che si accendono, devi aiutare, con la fiamma che stappano. Mi devi aiutare proprio un attimo, mi sa che ti porto con me e ci andiamo a stappare. Perché dicono che non riescono ad ascoltare bene questo messaggio. Ma io facciamo sentire. Perché dicono, no, lo sai che mi dico ultimamente, sai i tempi, la burocrazia. Ma tu devi avere pazienza, noi è poco che ci siamo. Sì. Senti, però ricordiamo una cosa importante, che soprattutto durante la pandemia, quando eravamo in quarantena, Vivere la Gioia ha fatto un grande lavoro insieme, lo vogliamo dire, i Big Friends. Sì, no, è vero, Luciano è stato prezioso, grazie Luciano di Big Friends e Antonio Grigoletto. Assolutamente. In via Recina a Roma, dai, lo dobbiamo citare. È un ristorante straordinario. Un ristorante meraviglioso. Che io non conoscevo, e tu un giorno mi hai chiamato, c'è un amico mio che vuole cucinare i pasti per le famiglie. Io ho detto, pensato subito a te, perché ovviamente dobbiamo sempre affidarci alle associazioni serie, certo, come hai detto tu prima. E io ti ho detto, ma chi è sto pazzo? È vero, detto, è vero. Così. Però l'ho sentito e gli dico, ma quanti pasti vuoi cucinare? E tu dammi il numero. E io ho detto, guarda che ce n'ho tante di famiglie, ma tu dimmi il numero. E poi ci ha preparato il giorno di Pasqua, la prima volta abbiamo portato il giorno di Pasqua per le famiglie. La cosa incredibile è che lui ha preparato i take away con il nome scritto per la famiglia e per quanti erano i componenti della famiglia. Meraviglioso, ragazzi. Preparato il primo, il secondo, il dolce, e abbiamo consegnato. Quante famiglie avete adesso? Allora, noi abbiamo adesso 3600 utenti. Mamma mia. In totale.
I pasti che abbiamo preparato ogni volta con Luciano sono stati dai 60 a 80 pasti ogni volta, e Big Friends ha ripetuto questa iniziativa ogni volta. Vero, più quando ci sono state le feste, e anche con i suoi clienti hanno più volte fatto delle raccolte, e davvero clienti meravigliosi. E poi ragazzi, se ci andate si mangia meravigliosamente. Beh, sì, come, insomma, Antonio Grigoletto è un grande chef davvero. Davvero, cioè, sì. Abbiamo portato dei pranzi meravigliosi e tutti quanti l'hanno ringraziato. Davvero, ragazzi, eccezione dal cuore d'oro, e Dio li benedice per quello che fa. È vero. Allora, Fosco, noi ti ringraziamo per grazie essere stato qui con noi. È un piacere, ritornerai. Grazie, allora, grazie. Diciamo che il giovedì lo dedichiamo al social club. Ma che bello, davvero. Apriamo quest'angoletto grazie. Social. Sì. Però te, lo abbiamo anche agli altri, non solo certo. a noi. Assolutamente. Perché vivere la gioia vuole essere anche testimonial di tante associazioni. Però tutti questi altri sarai piccoli. Tu a portarcele. Sì, mi fa piacere, perché noi questo ci piace, fare rete, cioè non essere noi protagonisti. Bravissimo, sono d'accordo. Cioè, tu fai da fil rouge. Ci sono tante piccole associazioni in Italia, serie in Italia e nel mondo, che dobbiamo dargli visibilità. Assolutamente. E dobbiamo scoperchiare quelli che fanno i furbetti. Bravo. Il gatto e la volpe. Bravo, sono veramente d'accordo. Bene, Fosco. Allora, Fosco, grazie ancora. Vivere la gioia, ritornerà la settimana prossima. Vi piace, sempre tra poco vicino al sociale. Ci sarà un ospite, un cantante. Tra poco abbiamo un giovane cantante emergente. Ospite, anche lui è giovane, sta già facendo successo.